romana, scrittrice, giornalista, io ti seguo sempre sull'internazionale, tra l'altro. Noi ci siamo conosciuti in un progetto che parlava di Mediterraneo, di transculturalità, di viaggi, dove tu però hai presentato una tua favola a una platea di bambini, Prestami le ali. E la storia non è vera, come mi hai spiegato, di questo rinoceronte portato nel Settecento nelle varie corti europee, una favola, un fatto storico da cui tu parti per poi creare invece una storia. L'oggetto visivo, che può essere una fotografia, un quadro, un fotogramma di un film, mi aiutano sempre poi a sviluppare idee. Ogni volta quando scrivo un libro ho bisogno di un oggetto, di un'immagine, di un quadro, e credo che questa cosa mi sia arrivata dal cinema. Ma è vero che quando scoppiò la guerra civile voi avevate in progetto di tornare in Somalia e di aprire un cinema? Sì, mio padre voleva aprire un cinema. Papà ha avuto mille vite. Il nonno era l'interprete di Rodolfo Graziani. Poi ha subito il colonialismo inglese. Poi quando la Somalia stava diventando indipendente, è entrato nella Lega dei Giovani Somali. Quando la Somalia è diventata indipendente è stato deputato, ambasciatore, ministro. E poi però è diventato rifugiato, ha perso tutto in un giorno e mezzo perché è arrivato un colpo di stato militare, quello di Siad Barre, e a 50 anni ha dovuto ricominciare da capo, e non è facile. Quando vedo i siriani oggi, io li capisco, come mio padre, hanno perso tutto in una botta sola, no? E la gente non si rende conto, quando parla di rifugiati, si parla di persone che non sarebbero mai partite. Guerra, una dittatura, non sarebbero mai andate via. Sono diventati disperati a causa della situazione, ma anche le vite, dei lavori, no? Le prospettive. Questo ce lo dobbiamo dimenticare mai, cioè potrebbe succedere anche a noi. Secondo te, ma perché in Italia non si parla proprio di colonialismo? Allora, secondo me è proprio legata alla storia del colonialismo italiano, perché noi pensiamo sempre al fascismo quando si pensa al colonialismo, e non pensiamo che è iniziato molto prima, nell'Ottocento, che l'Italia compra la baia di Assab e poi si prende l'Eritrea, poi mano a mano Somalia, Libia, e poi la conquista violenta dell'Etiopia da parte di Mussolini. Gli italiani hanno sempre cercato di descriversi come bianchi, una entità uguale, monoreligiosa, monocromatica, monoculturale, quando noi sappiamo che l'Italia è mediterranea, quindi è fatta di tante diversità, di tante cose, no? E quindi nella tua ricerca del bianco è chiaro che ha dovuto entrare nel gioco coloniale, perché soltanto con il colonialismo l'Italia si è sentita un po' europea, cioè, imitando gli altri nella cosa peggiore che l'Europa ha fatto, cioè l'imperialismo. E gli italiani sono stati anche colonizzati, loro, proprio in prima persona, dalla propaganda coloniale, perché era battente. I quaderni di scuola, il cinema, la musica. Bulbulo è il primo fumetto italiano, e la gente non sa che il primo fumetto italiano è un bambino africano. Lui incarna le metafore, quindi cambia colore, diventa rosso dalla rabbia, diventa rosso, lo disegnano di rosso, e si immerge in un libro, allora lo vede entrare direttamente nel libro. I bambini però si identificavano in lui. Al fascismo non piaceva questo Bulbulo, perché non riusciva a tollerare che i bambini potessero avere empatia con un bambino nero. Tu dici, a noi scrittori di colore ci viene negata l'immaginazione. Questa è una forma di razzismo così subdola. Ecco, quando noi pensiamo a razzismo pensiamo ad altre cose, ecco, il corpo nero come il corpo da offendere, ma l'immaginazione. Anche gli afroamericani, per esempio, gli veniva detto che i libri che avevano scritto non li avevano scritti loro. Io la cosa che ho vissuto personalmente è che ho messo tanto tempo a farmi considerare scrittrice. A noi vengono chieste sempre le testimonianze. E la testimonianza non è una brutta cosa, eh? Però se ti chiedono solo quella, se ti chiedono soltanto la storia intima, l'autobiografia, l'autofiction, è un po' pesante. Allora io la cosa che ho fatto è sempre stato cercare di ribadire il mio essere artista, perché comunque all'inizio era un fatto di cronaca, non so come dire. La linea del colore, la Fan Brown, che è la protagonista, raccoglie due storie realmente esistite sopra il capitolo, no? Due donne nere nell'Italia dell'Ottocento, una attivista e l'altra artista, giusto? Entrambe sono scappate dall'America, quindi l'Italia era una sorta di esilio dorato. Praticamente queste donne in Italia erano, soprattutto le artiste, erano più libere rispetto al loro paese di origine, perché non avevano i lacciuoli sociali, venivano
controllate di meno. Ho scritto un libro complesso, quando tutti si aspettavano da me un altro tipo di libro. Dobbiamo sfidare quello che le persone pensano, quello che il mainstream si aspetta, quello che, in cui tu ti potresti adagiare. E io la linea del colore l'ho scritta per il viaggio, non è la migrazione, perché non tutti vorrebbero migrare, alcuni vorrebbero studiare e tornare nel paese di origine. Io non capisco come mai abbiamo costruito un modello di mondo così diseguale nel viaggio. Ho fatto il romanzo perché volevo creare empatia. Ormai l'empatia è sparita verso i migranti. Io penso che l'arte può fare molto. Ogni tanto penso che dovremmo fare un musical. Assolutamente sì, è vero, è vero. Dunque, questo è il nostro why not, il nostro perché no.